Vabbè, allora, benvenuti alla seconda edizione del Python Science. E non so se voi già la conoscete, questo tipo di festival scientifico, ne avete sentito parlare. Comunque siamo giunti alla seconda edizione, abbiamo già avuto appunto l'anno scorso, sempre in questo periodo, sempre anche qui alla Libreria Saggi. E visto il grande successo dell'anno scorso, quest'anno ci siamo addirittura ingranditi. Questa è una manifestazione in realtà internazionale, che è nata principalmente in Inghilterra, perché due ricercatori avevano invitato delle persone nei loro laboratori per fare un po' sapere che cosa stavano combinando, ma dato che l'interesse poi era, diciamo, molto importante, hanno deciso poi di continuare al di fuori delle istituzioni accademiche e continuare ovviamente in Inghilterra, dove se non in un pub. E da lì quindi è nata l'idea di portare gli scienziati, i divulgatori della scienza fuori dalle istituzioni accademiche, che insomma sono anche un po' strette e antipatiche, e portarle nei locali, nei pub. E questa idea insomma ci è piaciuta anche a noi, per cui l'anno scorso abbiamo aderito e appunto rispetto all'anno scorso si è anche ingrandita, e quest'anno sono 14 le città italiane a partecipare. È un festival che si svolge in contemporanea in tutto il mondo, in tantissimi paesi. E tutto questo è stato possibile grazie soprattutto al lavoro di ragazzi volontari, che siamo tutti noi con queste fantastiche magliette viola, a cui vorrei fare un applauso soprattutto perché è tutta una sera. Applauso perché ci ho fatto la birra. E oltre insomma, al lavoro volontario di tutti questi giovani schiavi, no? è stato anche possibile perché abbiamo avuto diversi sponsor, tre a livello nazionale principalmente, che sono gli NFN, 3DQuest e l'Istituto Pasteur, più tutta una serie di sponsor locali che ci hanno permesso, ecco, di offrire una birra ai nostri speaker. quindi insomma adesso partiamo subito e vi ricordo però, dato che appunto tutto quanto è a titolo gratuito, tutto il lavoro che c'è dietro, di fare una generosissima donazione al banchetto Licea Flaminia, e potete avere in cambio dei gadget bellissimi, tra cui spillette, apri bottiglia, ma soprattutto la maglietta, non volete. Quindi siete invitati a, insomma, anche dopo la proiezione a passare da quella parte. Ringraziamo anche tantissimo tutti i pub che ci ospitano, in particolare qui la Libreria Saggi, che ci accoglie sempre in modo molto generoso e ci vuole molto bene. E quindi stasera c'è Giorgio, ringraziamo lui. Anche gli altri ragazzi. Ah, ok, gli altri ragazzi. E vi ricordo soprattutto alla fine di riempire questi questionari che ci servono a noi un po' per migliorare poi quella che sarà la prossima edizione, per capire un po' se vi è piaciuto diciamo le proposte che vi facciamo questa volta. E adesso se volete entrare non vi preoccupate, guardate c'è anche un'altra entrata di là, quindi in caso fate un po'. E oggi allora, questa sera è con noi Bruno, un amico dei vecchi dell'università, e quindi siamo contenti, è vero? E sono felicissima che lui abbia accettato di partecipare, e è un biologo, ma soprattutto ormai da parecchi anni un fotografo naturalista professionista, e questa sera ci fa vedere delle foto del suo ultimo libro, che era Perché è tempo da lupi, quindi tutto sui lupi, però io non vi dico niente di più, così insomma ci racconta lui chi è, cosa fa e come fa. Grazie mille e mi raccomando, non credo birre, abbastanza birre, quindi questo è lo spirito della manifestazione, quindi mi raccomando. Grazie.
Allora, buonasera a tutti e tutte per essere qui questa sera, grazie mille dell'invito, mi sembra una bellissima iniziativa, è importante, ci lamentiamo sempre che a volte l'informazione, i dati rimangano in alcuni laboratori, in alcuni cassetti e a volte viene a mancare l'anello di conoscenza. Io questa sera mi innalzo a questo dovere di fare un po' da tramite. Ci sarà un po' di scienza, in realtà non sono più il mio cartellino da scienziato, è rimasto a casa, ho la libertà un po' del, mi concedo un po' la libertà del poeta e, o comunque della persona che vive alcune cose anche in modo un po' più viscerale, però un po' di scienza spillerà all'interno della serata, quindi chi viene qui per magari cercare un po' di informazioni può trovare un po' di stimolo. Allora, io sono un fotografo che ama le ore crepuscolari e che in una libreria a maggio alle 7 di sera non è proprio l'ideale per farvi vedere queste immagini, quindi vi chiedo un po' di fantasia e magari, ne so, stringete gli occhi. Prima di entrare nel clou della serata e quindi parlarvi dei lupi, del mio tempo da lupi, che è una cosa assolutamente personale, vi voglio raccontare rapidamente che cos'è il fotografo naturalista, come campo il fotografo naturalista, come si arriva a fare il fotografo naturalista, ma soprattutto cercare di sintetizzare in 5 minuti 30 anni di vita. Allora, sarà molto lapidario perché credo che il tempo sia abbastanza tirato, c'è parecchio di cui parlare. Io sono la stessa persona che 30 anni fa rimaneva affascinata di fronte al volo delle lucciole. Questi sono quegli spettacoli della natura abbastanza alla portata di tutti, penso che chiunque tra voi abbia avuto questa esperienza magari da bambino in vacanza d'estate, e sono aspettato che a me non l'ho sempre lasciato un senso di curiosità, di meraviglia, e questo stupore mi ha portato a documentarmi, a voler trovare risposte, a voler condividere con gli altri, e tutta questa, diciamo, questa forza trainante mi ha portato prima a studiare scienze biologiche e poi a scoprire il potere che hanno le immagini nel veicolare un messaggio e parlare a tutti senza filtri, senza problemi di lingua. Questo si vede veramente male, però immaginate dalle mie parole. Io ho avuto la fortuna, pur essendo nato e cresciuto qui a Roma, di avere una parte della mia famiglia originaria dell'Abruzzo e qui ho ricevuto il mio imprinting da naturalista. Questo non solo è un paesaggio abbastanza ricco dal punto di vista della biodiversità, ma è anche un teatro dove si avvicendano le storie di uomini e di animali carismatici come l'orso marsicano. Ho scelto di farvi vedere questa foto, con un animale estremamente piccolo in questo contesto, diciamo, di inselvatichimento agricolo quasi, vedi, sono dei muletti a secco, delle spietramiglie, varie vegetazioni, per farvi capire che per me l'orso non è un animale, come dire, abruzzo dalla nostra cultura, è un animale che con la sua presenza arricchisce il territorio. È un po' una certificazione di qualità, è un po' una scala di misura. In questa regione di montagne, di animali selvatici, di piccole e grandi avventure, io anche, come dire, mi sono anche confrontato con le mie paure, con la voglia di esplorare, ma rimanendo sempre da solo, perché gli animali, le belle luci, per i fotografi, spesso si materializzano orari abbastanza impopolari, all'alba, al tramonto, spesso temperature poco piacevoli, e quindi dopo, diciamo, i primi input, per cui devo ringraziare mio padre, la mia famiglia che mi portava, non so, a funghi piuttosto che a pesca, a campeggiare, sono rapidamente rimasto da solo perché nessuno voleva venire alle 3 del mattino, stare fermo, oddio, col sedere al freddo per tutta la giornata. Questo però è stato un processo per me importantissimo psicologico, perché ero un vero fifone da bambino, e quindi affrontare queste piccole prove, non tanto a livello, diciamo, di primato, ma proprio a livello di superare quelle che sono delle barriere veramente che uno si crea con la natura, che viene vista come una cosa al di là, lontana, difficile, scomoda, in realtà ne facciamo parte, cioè non una biofilia, è stata definita dal professor Wilson, una necessità di vivere e scoprire la natura perché è proprio parte della specie umana, della nostra cultura. La vita è strana. Come vi ho detto, io ho questa radice abruzzese che ho onorato ultimamente, diciamo, sono 8 anni, sono trasferito a Berlino, però la vita è strana perché dopo la laurea in biologia me ne sono scappato a Berlino. Berlino allora più che forse oggi era una città estremamente appealing per dei ragazzi che cercavano un po' di uscire dall'aria stantia di questo paese e che volevano, nel caso mio, magari provare a cercare di farcela. Tutti mi dicevano,
diciamo nel contesto italiano, che fare il fotografo naturalista di professione è una cosa assolutamente impossibile, che mi conviene a fare il dentista e magari andarmi a farmi il bel viaggetto in Botswana, e invece volevo farlo tutti i giorni, dalla mattina alla sera. E cosa ho fatto? Mi sono andato a Berlino, però non avevo una lira, la competizione era feroce perché c'erano tantissimi altri fotografi molto più affermati, con network più sviluppati, attrezzature molto più sofisticate e soprattutto le finanze per viaggiare, e io stavo lì in bicicletta, facevo malapena riuscivo a pagare l'affitto, però la necessità fa virtù. E quindi che cosa ho fatto? Ho scoperto che Berlino non solo era una città di 4 milioni di umani, abitata da 4 milioni di umani, è anche una città abitata da tantissime specie, e quindi mi sono messa a fotografare gli animali dentro Berlino. Il falcomerino che vive all'ombra della torre della televisione di Alexanderplatz, le volpi nei cantieri abbandonati, addirittura sapevo che quando c'era un'offerta al supermercato pure i cinghiali andavano a fare la spesa, adesso a parte gli scherzi. Questo è stato un lavoro lungo, di 3 anni, un po' una street fotografia, una street fotografia naturalistica. La cosa importante è che mi ha dato una forma mentis per lavorare, e questo è l'unico consiglio che posso dare a chi vuole fare questo di mestiere: lavorare a progetto, non cercare la singola immagine sensazionale, ma lavorare in modo completo, quindi dall'A alla Z, portare avanti una storia completa. Ma si sente? Soprattutto rimanere sul pezzo, finché l'immagine che uno ha previsualizzato, la vision è questa, la vision è lavorare sulla propria immaginazione, foraggiarla con libri, con musica, con esperienze, e poi cercare di arrivare a creare, a trovarsi in una situazione in cui la natura si verifica, si realizza e incontra la nostra fantasia. Questa è la bellezza della fotografia per me. Quindi io sono stato appostato in una macchina tipo stalker per settimane, finché questa famiglia cinghiali piano piano non si è avvicinata davanti al supermercato, perché pensavo fosse un'immagine che raccontava molto di questa vicinanza, se vogliamo, particolare tra uomo e natura in questa città. Dopo questa esperienza, questo lavoro è stato acquistato dall'assessorato all'ambiente della città di Berlino, ne è stata fatta una guida, e con quei primi soldi mi sono finalmente comprato l'obiettivo degno del nome e ho iniziato a viaggiare. Il mio cuore è sempre battuto dal lato del selvatico, quindi le montagne a me più vicine e più selvagge erano quelle dei Tatra, tra la Slovacchia e la Polonia. Qui mi sono messo finalmente sulle tracce degli orsi, quell'animale che un po' simbolicamente mi aveva così affascinato da bambino. Ho assistito un po' al loro ciclo vitale, chiaramente in punta di piedi, perché è un animale sensibile, un animale interattivo. Possiamo fare senza al momento? La Madonna, cancelliamola. Nel momento in cui uno sbaglia, in cui dimentica l'etichetta del fotografo, si aprono incontri ravvicinati. Questo non è un orso che vuole aggredire, è semplicemente un animale che cerca di sentire meglio il nostro odore. Gli animali più orsi, quando stanno in piedi, non vogliono. Non è segnale di aggressività. Questo per dire quando uno è troppo vicino, quando l'incontro, diciamo, è quasi un piccolo scontro. Queste esperienze mi hanno veramente scrollato di dosso tutte quelle le paure, non incoscientemente, ma in maniera di vivere questi ambienti in modo più consapevole. Tornato a casa, perché a quel punto volevo tornare intanto in questo Appennino dove ho iniziato, mi sono dedicato a una specie che ritenevo meritasse. Il camoscio appennino, qui si vede a malapena, immaginate che il sole ancora deve sorgere in questa libreria, e quindi il camoscio appenninico, rubricata millenaria cornata, è una sottospecie endemica dell'Appennino centrale, ed è molto molto bello come animale, scusate un termine piuttosto poco, diciamo, scientifico, però è un animale che ha un comportamento estremamente ricco e vario, permette di essere avvicinato, è uno dei pochissimi animali che, diciamo, fino a qualche tempo fa si lasciava osservare senza fuggire immediatamente, forse perché vive nel cuore delle aree protette più antiche del nostro paese. Vabbè, io l'ho fotografato in tutte le salse, memore dell'esperienza berlinese, poi dell'esperienza slovacca, si monti Tatra, ho capito che la varietà è quella che paga in un progetto, in tutte le luci, tant'è che dopo averlo fotografato da turno, d'inverno, primavera, d'estate, piccoli, grandi, questa è una cosa molto breve, poi ne è uscito il libro, ho detto andiamo a fotografarlo pure di notte con la luna, quindi, come dire, non ti basta mai. E me ne sono finito sulla Maiella, girando come uno scemo, come un pastore errante leopardiano in un'estate, cercando di mettere insieme la famosa vision, la luna che sorge, qua purtroppo questa immagine siete vendetta, la luna che sorge, immaginata a destra, qua sono le mezzanotte, la sera,
i paesi nel fondovalle molto molto più in basso che hanno colorato di rosa la nebbiolina che saliva. E questa immagine quasi onirica è un po' qualcosa che uno cerca di ottenere con la fotografia e che può catturare lo sguardo e aiutare a veicolare un messaggio. Va bene, siamo quasi arrivati, diciamo, al dunque della storia. Ecco che questo ragazzo fifone che gira, gira, inizia a viaggiare sempre più lontano, se non a dormire sul Caucaso, arriva fino anche l'Himalaya, sulle tracce del leopardo delle nevi, un po' come tutti, e cercando sempre di guardare, di osservare il mondo con gli occhi degli altri, ma senza mai cadere nell'errore di giudicare, di arrivare a giudizi affrettati, e quindi ogni viaggio diventa un'esperienza, diventa un modo di apprendere, come mi è capitato. È un posto per me abbastanza diverso da quelle che sono le mie abitudini. Io sono una persona da ambienti aridi, sto bene con nei deserti, nelle steppe, mi metto in una foresta tropicale e inizio veramente a sudare in tutti i sensi. Eppure uno dei primi incarichi importanti mi è arrivato e sono finito nel sud dell'Etiopia, in una delle ultime foreste di montagna, dove cresce il caffè allo stato selvatico, importantissimo per preservare il caffè arabica, e dove mi è stato chiesto di fotografare le bellezze naturali. Ma premesso che gli animali erano tutti, diciamo, invisibili, era una sorta di cuore di tenebra corradiano, diciamo, tenoantri, una cosa un po' più... Però era mi ha dato la possibilità di vivere in Africa ancora assolutamente non iniziata dal turismo. Io ero il primo a fotografare queste zone, tant'è che nessuno mi chiedeva i soldi, per esempio, e anzi, era una situazione di veramente di dover faticare a fare le cose. E qui mi è crollato un mito. Io sono arrivato per un progetto di un mese con tutto il mio bagaglio di esperienze, di paper scientifici che avevo letto, di informazioni che ho chiesto al professore, chi magari era stato in zone simili, nella stessa zona, per fare ricerche, e quindi ero arrivato da occidentale in questo paese, in questa zona del Kaffa, nel sud dell'Africa. Kaffa è il nome della cultura del caffè, con l'idea di sapere tutto, e lì mi sono scontrato con delle leggende che parlano di leoni in montagna, leoni nelle foreste fluviali. Allora, tutti sappiamo che il leone re della giungla è una canzoncina, un po' Kimba, insomma, oppure, non so, c'è la canzone nella giungla, leone della giungla. E io ero, come dire, molto scettico. In realtà, mollando i freni e veramente fidandosi di quella che è la cultura locale, ho scoperto che questo era vero. Una sera mi è uscita questa leonessa e stavo camminando come se stessi in Abruzzo a cercare camucci, non dalla Land Rover. Invece una leonessa, come direbbe caro Verdone, la leonessa c'è una capoccia così. Questa leonessa è apparsa dalla vegetazione, sembrava quasi un quadro di Rousseau. E quindi, caspita, il leone ci vive nella giungla, e vive anche a quasi 3.000 metri di quota. Quindi, con quanto ne sappiamo della natura? Ma soprattutto, la mia guida, che in realtà era improvvisata, perché come ho detto non c'era un'infrastruttura turistica, si è subito messo dietro di me e mi spingeva davanti, quindi è finita, è andata male. E la Renessa ha fatto la cosa più incredibile che avessi mai visto. Io ho due gatte, e chi ha i gatti lo sa, la Renessa inizia a flettare con gli occhi, con i mani gatti, mi ha detto, sì, io voglio mangiare questo qua per fare i miei. E ci siamo tutti rilassati, lei si è sgonfiata, io l'ho sgonfiata, inizia a fotografarci, e lei si è messa pure a dormire, fino a quasi alla sera. Quella sera era igienico andarsene, perché col buio sentiva il maschio che chiamava in lontananza, le iene che ritacchiavano, e ho detto, vabbè, abbastanza della mia fetta di corti posteriore, e quindi me ne torno a casa. Questo per dire che fotografando non solo si impara, ma veramente a volte il confine tra fantasia e realtà è molto molto labile, e dobbiamo sempre tenerlo a mente. Per chiudere questa mia excursus della carriera, sicuramente l'esperienza più importante sinora vissuta è quella di inseguire un sogno da bambino. Come vi ho detto all'inizio, il mio lavoro è egoisticamente quello di realizzare i miei sogni da bambino. Io, quando ero piccolo, collezionavo libri di natura, quindi con le piccole illustrazioni, ed ero rimasto colpito da un animale straordinario che viveva nel più grande deserto del mondo, e quindi 4 anni fa mi sono imbarcato in questa, diciamo, avventura assolutamente con tutti i rischi del caso per cercare la volpe del deserto, il fennec, un animale grande così che vive in questo deserto sconfinato. E l'avventura è troppo ricca e troppo importante per raccontarvela adesso, che era, magari seguendomi ve la racconterò un'altra volta. Veniamo a Tempo da Lupi. Allora, Tempo da Lupi per me non è quella voce proverbiale del tempo freddo, quello, diciamo, da tè, da biscotto, da camino, da coperta, quello in cui conviene starsene a casa. Il tempo da lupi è quel tempo che si fatica a trovare ogni giorno per vivere in modo totalizzante la natura. È quello che si fatica per giustificare 10 ore passate seduto sotto un albero a guardare nuvole, a cercare di aspettare un animale che esca su una radura.
È un tempo che la società di oggi assolutamente non giustifica, perché ogni cosa va fatta per un fine, va fatta per riportare qualcosa che sia legna per il camino, che sia una preda, che sia una fotografia da mettere su Facebook, qualsiasi cosa che aveva un fine. Invece il tempo lungo è proprio il contrario. Ed è una cosa che non ci sono arrivato all'inizio, ma ci sono arrivato piano piano. Quindi questa esperienza, veramente a poco di scientifico, molto di personale, io vi racconterò un po' la mia versione del mio tempo da Ruby e poi sarà voi farmi tirare le vostre conclusioni. Tutto nasce l'inverno, e soprattutto per fissare una bandierina, una data, sul febbraio del 2012, nevicata pazzesca, uno degli inverni più freddi degli ultimi anni, probabilmente ve lo ricorderete, temperature crollate sotto lo zero, nevicate di abbondanti di un metro e mezzo in una notte, quindi una situazione pazzesca. E le montagne del Parco Nazionale d'Abruzzo, ma anche di altre zone della mia regione, che sembrano diventare una parte di Attico. Ci, dimentichiamoci il Mediterraneo, dimentichiamoci le spiagge, le colline di Siena o i canali di Venezia. Questa era l'Italia centrale nel 2012, una landa desolata che sembrava più Yellowstone che le nostre zone. Era talmente freddo, questo è San Valentino del 2012, faceva meno 27 gradi. Guardate il ghiaccio sugli api, la Calaverna, e questo gruppetto di cervi incastrato, rimasto bloccato lungo il corso del fiume Sangro, questo siamo nel cuore del Parco Nazionale Abruzzo, perché la neve era troppo soffice per muoversi. Questo era un momento estremamente difficile per tanti ungulati, come il cinghiale, il pelico, il capriolo, animali potenzialmente preda, dovevano girare tantissimo per fare da mangiare, ne sono morti a decine. Quello che è stato un momento difficile per alcuni è diventato un'opportunità per altri. Allora, io ho avuto nella vita fortunati incontri con il lupo fino ad allora. Sempre mi piace dire come e quando volesse il lupo, mai quando cercassi di farlo accadere. Ho anche a volte provato a forzare la mano e ho subito sbagliato, ho capito di sbagliare. Forzare la mano vuol dire adescarli, cose del genere. Ho imparato rapidamente che era innanzitutto un approccio sbagliato, soprattutto non portava a nulla, magari a qualche danno in realtà. Che cosa ho fatto? Ho sfruttato la grande visibilità dei lupi di quel periodo, che erano molto attivi di giorno, apparivano ogni dove, la fortuna era anche che le strade erano chiuse, quindi ero una delle pochissime persone che poteva girare in quel periodo. E soprattutto, siccome non esiste il manuale del fotografo di lupi, almeno non lo vedo qui in giro, mi sono dovuto un po' inventare le cose e ho cercato di copiare il loro comportamento. I lupi amano fermarsi sui punti sopraelevati per controllare il territorio, io facevo lo stesso, salivo con le racchette da neve. Avevo molti più strati di loro di vestiti, avevo uno zaino pesante, loro salivano, scendevano un attimo, si mettevano a dormire con la coda sul muso, io invece ci mettevo mezz'ora per arrivare su, poi loro erano scesi, ci mettevo 3 ore per riscendere perché la neve si era sciolta, vabbè, comunque, ore e ore fermo là sopra aspettando che succedesse qualcosa e controllando i dintorni. A volte ero fortunato se vedevo un passaggio, un animale che con un'agilità incredibile risaliva un pendio innevato. Altre volte ero molto più, diciamo, la ricompensa era più elevata se incontravo l'intera famiglia che si muoveva. Io ci tengo qui a sottolineare la differenza tra famiglia e branco come termini. A me non piace la parola branco perché secondo me è un'accezione negativa. Il termine famiglia in qualche modo dà più giustizia all'unità sociale di questi animali. Gli adulti, la coppia di riproduttori, un tempo noti come la coppia alfa, maschio da popò di maschio, la femmina, i giovani di varie generazioni. Questa è una famiglia allargata, ci sono animali che entrano nella famiglia, che si sposano. È un'accezione molto molto fluida e molto moderna, se vogliamo. Quindi, se pensiamo che cambiamenti di culturali si faccia anche attraverso i vocabolari, questo è arrivato il momento di riflettere su queste parole. Ho potuto capire in questi tempi, in questi frangenti, l'importanza del territorio, che hai il territorio per una famiglia di lupi, il territorio è tutto, è casa loro, è dove hanno da mangiare, da dormire, dove si riposano, dove si sentono sicuri, e quindi lo difendono estremamente quando ci sono animali possibili intrusi, come questo vecchio maschio, i residenti non hanno attaccato. C'è stata una diatriba abbastanza vivace, però i lupi conoscono il fair play, in molti casi l'animale è rimasto, come dire, bastonato, ma non è stato molestato ulteriormente, gli animali sono allontanati. La cosa più importante di seguire i lupi per me qual è stata? È che, come avete capito, io sono malato, letteralmente malato di Appennino, cioè proprio è un ambiente in cui mi sento realizzato. È un amore odio, lo ammetto, negli anni sta diventando sempre più odio che amore, però questo è un altro discorso. Il lupo, essendo una specie fortemente interattiva, è una specie che ha a che fare un po' con tutto, con le prede, con competitori, con animali che se ne approfittano, vedremo come, ma anche con noi. Seguire il lupo vuol dire un po' cercare di capire il funzionamento di questo ecosistema di montagna.
In particolare, cercare lupi, perché ripeto, non esiste una application per dire domani i lupi stanno qua. Uno ha un territorio vastissimo, pensate a una famiglia di lupi in media a 150 km quadrati. Cioè alcune zone si restringono, si deve altre sono molto più ampi. Uno deve scegliere un punto sulla mappa e domani è fino là. E magari si fa 3 ore di cammino e l'arena non fa niente. Io ho scoperto alcuni segreti, piano piano, l'importanza di pareti, di zone ripide esposte a sud dove la neve resiste poco, sono zone dove anche altri cacciatori frequenti, non so, la pila reale, il gatto selvatico, un animale piuttosto raro dalle nostre parti, sicuramente difficile da incontrare. Queste sono le zone dove i lupi sanno che si concentrano le loro prede in inverno, perché anche loro hanno bisogno di, diciamo, di possibilità di nutrirsi, e quindi è le zone dove andava la pena, valeva la pena investire il proprio tempo. I lupi dormono tutto il giorno, se ne stanno su dei bei balconcini al sole, spesso invisibili, da cui loro però riescono a guardare tutto, sono un po' come delle piccole roccacotte, ne possono avere diversi. Cercando di capire come funziona una parete rocciosa dove arriva il primo sole del mattino, a volte è possibile con il cannocchiale localizzare già al mattino, e lì uno è avvantaggiato, allora aspetta, questi dormono, si girano, a volte sognano con i navigani. Poi entra in attività, e quando entra in attività molto spesso hanno un senso dello scopo tangibile. Anche a grande distanza, questi animali non vanno un po' a zonzo come gli capita, ma sembrano avere la fortuna di essere a grande distanza, ovvero seduto su un colle, guardando i dintorni. Da una parte era un handicap dal punto di vista fotografico, perché a noi piacciono, a tutti piacciono un po' dei primi piani, a me personalmente no. Ma soprattutto mi dava l'agio di osservare dei comportamenti senza essere notato, e quindi gli animali che facevano un po' il loro lavoro. Il lupo è talmente sensibile, talmente attento, conosce talmente bene il proprio territorio, che è difficile che uno sposti una cosa senza che lui se ne accorga. Un po' come noi se ci sparisce, non so, telecomando piuttosto che cosa cenere, o carica batterie, non lo so. Ecco, questa mia attitudine mi ha permesso di osservare dei comportamenti interessanti. Adesso per fortuna queste cose stanno diventando sempre più frequenti, ma qualche anno fa era difficile fare queste osservazioni. Una famiglia di lupi che va incontro a un gruppetto di cervi rimasti bloccati nella neve. Questo è un giovane dal pelo molto scuro e contrastato, e questa è una femmina, una sorta di male coraggio, che gli fa bubù e il lupo inesperto gli scappa. Ben diverso è lo scambio di sguardi molto intenso avvenuto tra il maschio adulto e lo stesso gruppo di cervi. Questa tensione palpabile anche a distanza mi ha fatto tornare in mente un discorso molto, diciamo, affascinante, trattato da un grande scrittore americano che si chiama Barry Roberts. Il suo libro sui lupi è stato anche tradotto in italiano, si chiama Uomini e lupi, e lui parla della conversazione di morte, ovvero questa sorta di scambio non verbale di informazioni tra preda e predatore, in cui il predatore cerca di capire se la preda è vulnerabile o pronta alla predazione, alla caccia, e la preda cerca di mandare questo messaggio al predatore: guardi, oggi sto bene, passa un'altra volta. Una cosa è certa, è molto difficile dimostrare questo scientificamente, ma la cosa sicura è che i lupi conoscono benissimo gli animali che vivono nel loro territorio e li testano continuamente, ovvero fanno la rotazione, vanno un po' qui dalla famiglia della cervo, così vanno dai cinghiali, dal capriolo e poi ritornano. Tant'è che a volte uno li vede in un posto e poi per una settimana di giorni sono spariti, semplicemente perché stanno facendo il loro giro delle varie porte. Un'altra cosa molto affascinante che mi è capitato di intuire seguendo questi animali sono gli indizi apparentemente slegati, sono delle connessioni molto molto pindariche. Sentire un corvo imperiale, che è un animale molto intelligente, cracchiare continuamente su una rupe, e magari ricordare che il giorno prima uno ha trovato un'impronta di lupo da quelle parti, e mettere queste due cose apparentemente lontane insieme, magari lì c'è un animale ucciso dai lupi e quel corvo sta chiamando per... E infatti uno arriva là e trova di quello che rimane di un pasto dei lupi. La scena chiamiamola termine molto negativo, la scena del delitto sembra più un negozio da barbiere che altro, è pieno di pelo dappertutto, pelo, zerbini, si possono fare tappeti, coperte, quello che volete. Comunque la cosa importante è che questi animali consumano, se sono indisturbati, quasi tutto, rompono addirittura le ossa lunghe, diciamo il femore, per mangiare il midollo. È difficile però che un lupo rimanga così tanto tempo, perché i lupi che sono arrivati al giorno d'oggi dalle nostre parti hanno imparato ad andarsene un po' dalla pancia piena, sono belli, riempiti, sono capaci di ingerire parecchia carne, si allontanano. Questo loro comportamento favorisce tutta una catena di altri animali che ne beneficiano. In un inverno molto rigido, addirittura una cincia allegra può trarre un'opportunità di andarsi a mangiare qualche grammo di carne da grammo, microgrammo di carne da un cinghiale predato. E questo è questo, diciamo, effetto a cascata, questa cascata trofica che è stata definita, trophic cascades.
un altro argomento molto affascinante, ovvero il ruolo che hanno i super predatori nel creare diciamo, degli effetti a cascata su tantissimi altri animali. Questa è la famosa interattività di questi animali. E soprattutto mi porta a parlare di un'altra cosa molto interessante, che quella è stata definita l'ecologia della paura, un altro termine molto diciamo azzeccato, secondo me, un'espressione molto affascinante, ovvero che la semplice presenza di questi predatori nel territorio mette gli animali in stato d'allerta, li tiene in movimento, un po' come se gli desse il pepe nel famoso posto, e impedisce loro di fare una vita, come dire, posata, di mangiare quanto vogliono, così. Io la sto facendo molto facile, diciamo, da papa. Però per dirvi che c'è qualcosa di più di quello che sembra, un solo controllo numerico, il lupo non è che mangia X e poi la presenza del lupo mette un po' tutto in agitazione. E vi chiedo se anche noi a volte, con le favole del lupo cattivo, col cappuccetto rosso, non ci siamo sentiti a volte respinti da qualche ambiente, poi l'abbiamo lasciato tranquillo perché abbiamo paura di incappare nel grande lupo cattivo. Non ci siamo mai sentiti no, poi te lo dico. Andiamo piano piano. Vabbè, inseguire, cercare i lupi è un lavoro da un po' da detective ecologico, perché ci sono fiori di biologi, colleghi, miei amici, quindi io sto sempre sotto il tiro incrociato, mi sento poco incrociato. Comunque, le tracce sono la cosa più semplice, la mattina uscire sul territorio e cercare tracce di animali, se uno vuole essere veramente corretto, veramente eticamente corretto, le segue a ritroso e non nella direzione della marcia, così non li disturba, tanto si capisce lo stesso quello che hanno fatto, e così si capisce dove hanno fatto pipì, dove hanno dormito, quanti sono, tutta una serie di informazioni che adesso vi sorvolo, però è tutto un bagaglio di dettagli che creano quella che sembra il famoso ammazza che fortuna che c'è quando fai una fotografia. Non è così, è proprio un'esplosione di un qualcosa che si è andato costruendo nei giorni. Per esempio, dalle semplici osservazioni delle tracce ho visto come una pista di un animale singolo, quella che sembrava una pista di un animale singolo, perché i lupi sono capacissimi a mettere del sangue nell'impronta di questi retrocede, si aprisse a ventaglio e i lupi andavano a tuffarsi nei cespugli di ginepro per far partire i cinghiali che erano nascosti sotto. È successo anche a me andando in giro le racchette da neve. Questo era proprio un comportamento di una famiglia di lupi che ho seguito, che avevano questa passione, si infilavano dappertutto e cercavano di stanare questi cinghiali. Per diciamo, concludere questo capitolo invernale, vi racconto un piccolo aneddoto. Questa è stata una nevicata fuori luogo, non tremenda come quella di quest'anno, però una nevicata diciamo, di fine marzo, primi di aprile, dalle mie parti, una nevicata domenicale. Io la domenica cerco di mantenere, rispettare diciamo, la mia vacanza e non andare in montagna, c'è altra gente, ci posso stare il martedì, mercoledì. E invece la nevicata era talmente bella, la luce era talmente interessante quella sera che sono uscito lo stesso. E sono andato in una zona dove avevo trovato tracce lupi ma non l'ho mai visti. Sono stato già ripagato da questa osservazione bellissima di questi due cervi maschi, di questa luce crepuscolare. La cosa strana è che questi cervi di solito sarebbero scappati, invece rimanevano lì e fissavano un punto più basso di me nella macchia. Seguendo veramente il loro sguardo, su una collina sottostante mi sono apparsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lupi, due sono già usciti dal fotogramma. Ed era una scena bellissima, inaspettata, veramente questi sono proprio i lupi di casa mia, e nonostante io sono fotografo da 20 anni, ho un'attrezzatura di tutto rispetto, grazie pure a Berlino, e soprattutto so come funziona, non riuscivo a scattare un'immagine in vita, tale era l'emozione, mi ballava tutto, io non riuscivo, la dico sempre per farvi capire, ti piace il ragazzo, la ragazza a scuola, vedi attraverso il corte la ricreazione, c'è Dio. Era esattamente questa sensazione. E sti lupi che cosa hanno fatto? Mi sono passati accanto. Le loro code sembravano bandiere sopra questi cespugli di ginepro, ma quando dico accanto dico veramente accanto. E poi sono dileguati, spariti. Io sono addirittura andato a vedere le tracce dove erano passati, ma è successo veramente tutto questo. Va bene, tale è la visione materialistica a volte che noi abbiamo, e quello che vi ho detto all'inizio, è che io riscendendo a carta, rientrando sulla mia strada, di fronte a questa luna che sembrava quasi sorridermi o deridermi, pensavo solo alle foto che avevo mancato, non pensavo alla bellezza di quell'esperienza, quella visione straordinaria, quella luce o quei colori, al fatto di essere lì da solo vivo, a 100.000 da Roma, vivendo un'esperienza che poteva essere uguale a quella di 10.000 anni fa. No, pensavo, perché così le foto non sono nitide, da domani le posso usare, e questa è una delle, diciamo, dei palazzi che cerco di demolire tutti i giorni per non cadere in questa trappola di fare ogni cosa finalizzata a qualcos'altro. Avete ancora voglia di sentirmi parlare? Allora, io quando lavoro a un progetto di solito mi faccio una storyboard, cerco di stabilire un budget, cerco di trovare finanziamenti sempre più difficili, ma soprattutto cerco di darmi un limite.
dedicare tanto tempo, perché mi piace lavorare con calma, ma darmi un limite. Quest'anno, questo mese cerco di finire, arrivato a questo risultato cerco di finire. Quel dopo non era un progetto, era una cosa che posso andare avanti tutta la vita, perché non mi sembrava una cosa fattibile, tant'è che finito il vantaggio invernale della neve, della visibilità a distanza, mai mi sarei immaginato di poter lavorare in estate, per esempio. Primavera l'ho lasciata da parte, perché primavera i lupi mettono al mondo i cuccioli, stanno vicino alla tana, sono molto molto abusivi e sono molto sensibili, secondo me vanno lasciati tranquilli. E cosa è successo? Che andando a fare letteralmente jogging con un amico, una domenica di luglio, e ci rivuole la domenica un'ottima giornata per cercare i lupi, nonostante tutto, mi sono imbattuto, sempre vicino a casa, poi casa mia vi dico dove, in una famiglia di lupi con i piccoli, già qualche mese, svezzati, che mi guardavano su una strada battuta, un sentiero, diciamo, pubblico. Beh, la sensazione era quella di avere, come se qualcuno ti confida un segreto che è troppo grande, che non vuoi saperlo, perché mi sentivo quasi responsabile di questi animali. So quante persone, pur proteggendo, vorrebbero pure vederli morti, e questi mi sembrano così vulnerabili, lì, su una strada, l'ho visto, io potrei averli qualcuno magari più malintenzionato. E lì è iniziato un periodo di dubbi. Cosa fare? Mettere a frutto questo segreto, questa informazione, cercare questi animali, cercare di fotografarli o lasciarli tranquilli? Beh, se sto qui perché ho preso la prima decisione. Solo che sono stato un'altra volta fregato dai lupi. Pensavo che oramai di sapere tutto, ho capito il punto, dico ci sarà una tana, qualcosa, la mia conoscenza è ancora abbastanza superficiale. E invece se i lupi sono maestri nel nascondersi in ambienti aperti, in foresta, per loro è proprio un gioco. Erano assolutamente invisibili, io sapevo che erano presenti, conoscevo la zona, ma rimanevano solo i loro segni, a volte anche neanche questi. Se era una traccia ero sicuro del passaggio dei lupi, anche più o meno del momento in cui erano passati. Una cacca, letteralmente, è un pozzo di informazioni, cosa hanno mangiato, quanto è grande, tutta una serie di cose. Scusa, adesso passo. Ma anche segnali, la famosa foto di merda, anche segnali molto più sottili, molto più meno evidenti, una traccia leggera nel fogliame, come fanno i lupi, dritto dritto, come diceva quello, dritto per dritto. E non una cosa tortuosa da animale che razzola o che cerca, non so, tartufi, qualcosa veramente mirato. E queste sono le cose che tenevano la speranza accesa. Allora, questa domenica di luglio ha rappresentato quasi una crisi a livello familiare per me, perché io dopo partire per le vacanze ho congelato tutti i miei piani, la mia compagna ho detto non si può fare niente, ho trovato i lupi, finita l'estate. E mi sono autoimposto una sorta di punizione, di 42 uscite sul campo, sveglia alle 3, 1000 metri di dislivello ogni volta, per andare in questa zona e starmi seduto sotto un albero tutto il giorno, veramente a non fare niente. Tant'è che ho scritto un sacco di pagine in suo libro, quindi poi se ti interessa. No, però per dirvi, si faceva pipì in bottiglia, perché per non lasciare l'odore in giro, soprattutto per non lasciare abbandonare la posizione. Si arrivava in punta di piedi in questa zona, ci si sedeva sotto un ramo e si aspettava, ma entrare nella, cercando di non entrare nella sfera di sicurezza di questi animali, quindi lasciando in pace le zone più alte in questa valle, ma rimanendo nella zona, diciamo, di competenza degli umani, perché nella mia testa io pensavo, se i lupi sono abituati alla presenza umana è più facile che si facciano vedere. Nel frattempo ho fatto un po' di amicizia, ho conosciuto il chiro che abitava sulla la mia testa, la donna che abitava sotto i miei piedi, e sono diventato un po' parte, se vogliamo, forse odore, ero diventato parte dell'ambiente circostante, ero diventato un po' muscoso, lichenoso. E da lì succede la cosa più bella, perché uno esce da questa forma mentis del cittadino che oggi pago pretendo, lavoro pago pretendo, allora se sto qui 8 ore il lupo si deve vedere almeno 4 ore, mi deve fare almeno 4-4. Uno abbandona questa cosa e inizia relax, inizia a pensare cosa. Ho detto, papà fa freddino la mattina, magari i lupi fanno la stessa cosa che fanno in inverno, magari gli piace prendere il sole. E quindi sono salito su una rupe più alta, controllata il punto dove prendere il sole al mattino ed ecco di la famiglia di lupi. Questo è quello che si chiama un sito di rendezvous. È una parola tecnica dal francese, un nome bellissimo, che ha questo senso di attesa, di responsabilità di appuntamenti in cui i piccoli vengono parcheggiati che non sono in grado di muoversi, aspettano che tornino gli adulti per essere alimentati. E così ho visto gli adulti che tornavano con la preda o meno dopo una notte di caccia, alcuni altri sono passati veramente vicino, batticuore e qualche fotazza così, e soprattutto ho iniziato a vedere come i lupi già da piccoli iniziano a capire come funzionano le cose. Questo lupetto, che poi vedremo dopo, si era fregato il cosciotto di capriolo più bello, si era passando davanti alla mia macchina fotografica. Ovviamente, con la mia naturalistica c'è un'attenzione spasmodica al dettaglio.
c'è la possibilità di cambiare inquadratura, di curare l'organizzazione, sfondo, luci, lupi, tutto questo non esiste. I lupi sono i creativi, loro dicono come, quando e fanno quello che vogliono, non stanno semplicemente a premere il bottone e a cercare di addormentarsi. Va bene, per dirvela, nonostante ci fosse un accampamento di tanti lupi che vivevano lì, era una zona ricchissima di fauna, i lupi non hanno scelto un posto a caso, c'erano comunque tracce di prede. La cosa più bella è stata che con il passare dei giorni finalmente i lupetti sono fatti un po' di coraggio, hanno iniziato a esplorare i dintorni, ho visto come con i sensi iniziano ad ampliare il loro spazio vitale, mi sarebbe piaciuto entrare nella loro testa, ma chiaramente mi è stato possibile. Soprattutto ho capito che non ero solo io a osservare loro, ma erano anche loro a osservare me. Mi dicevo, io arrivavo alle 3 di mattina, partivo da casa alle 3 di mattina, mi facevo i primi, diciamo, 700 metri di livello senza torcia e in silenzio, ma gli ultimi 300 metri mi facevo veramente col passo del giaguaro. E cambiandomi la maglietta sudata prima di così, montando l'attrezzatura e camminando veramente così, tastando, mettendo il cervello nei piedi, tastando ogni erramento, perché dopo, ah ecco, c'è persona, non mi faccio vedere. Poi arrivi, ti piazza, arriva la prima luce e scopri che lupo già ti guardava, penso, quindi c'è poco da fare. Quando non ce l'avevo più, quando hai preso l'ennesimo, diciamo, cioè il mal di testa che sei disidratato, hai preso l'ennesima pioggia, cioè ti fa male il sedere che oramai è a 90 gradi, tutta una serie di cose, i lupi sono bravissimi a riagganciarti all'amore della passione perché iniziano a uccidere, ululati, tu sei l'unica che aveva il biglietto in prima fila, i piccoli davanti un po' più, diciamo, vivaci e dietro gli adulti con la loro voce grave. E le loro armoniche che non si raccomandano ma che rimangono separate, sembrava veramente un esercito di lupi, questa sensazione è bellissima, restare lì, guardare verso l'alto, sentire questi suoni che saltano, ancora una volta dimenticarsi di essere nel 2014, 2015, più quando è, nel 2016 oggi. Non so ben dimenticare. Guarda, una cosa talmente secca che questa mi è a Roma, mi è in balza. E poi arrivano veramente quelle immagini che dice, ecco, ogni tanto un po' di giustizia c'è pure per i fotografi. Il famoso lupetto di prima, un po' con un carattere un po' più, diciamo, coraggioso, comunque un po' più bold, stavolta l'ha fatta grossa, si è presa la testa della preda e è venuta davanti a me. Ha iniziato a mangiarsela. Ma oltre a mangiarla, c'era una tale foga nel giocare con questa testa, veramente un gioco, e sembrava quasi che se la volesse indossare. Ecco, io in quel momento, appena l'animale, dopo aver consumato per un paio di minuti, si è allontanato perché stava arrivando i fratelli, io mi sono alzato alle 7 di mattina e me ne sono andato a casa e ho iniziato a piangere. Piangere dalla gioia, dall'emozione, ma soprattutto perché avevo come la febbre. Questa immagine, scusate, torno indietro, non ha niente di brutto, di violento, di maschino, non c'era malvagità. La cerva sembra dormire, il lupo ha uno sguardo innocente. Questa è la vita, questa è la natura, la vita che rinasce continuamente dalla morte. In questo momento è toccata la cerva, domani toccherà il lupo. E per quanto possa sembrare semplice e retorico, funziona così. E questa epifania, questa realizzazione era talmente forte, io ho bisogno di un paio di giorni per digerirla, non è una cosa che potete, vabbè, yeah, faccio altre cose, basta, mi sono dovuto fermare, sono tornato dopo due giorni e quel lupo ancora c'aveva sta testa, tutto trofeo, non la mollava. Questa qua non era perversione, era veramente un allenamento. Domani quella cerva sarebbe stata via e quel lupo doveva veramente ucciderla lui stesso, ripeto, per portarla alle cucciole. E quindi queste sue prime esperienze con questo collo, con queste forme, erano fondamentali. Con l'arrivo di settembre sapevo che sarebbe presto arrivato il momento che in cui i lupi avrebbero abbandonato il rendezvous e sarebbero finalmente diventati nomadi appresso ai loro genitori attraverso il grande territorio. Non l'avrei più visto. Quindi ho cercato di veramente condensare i miei sforzi, cercare di osservare tutto, ho visto piccole dimostrazioni di gerarchia, un lupo che viene a vedere che cos'è quel fungo, io ho una rete mimetica che sembra un burca, c'è una rete davanti, una cosa abbastanza disadattata, mai da far vedere in pubblico, una cosa. Però funziona, insomma. E poi vabbè, ogni tanto i lupi sono belli, cose belle, hanno il loro gioco. Ho anche fatto un'osservazione molto interessante, ho visto lupi tutto il giorno mangiare le pacche del ginepro, come se fossero verbivori. Questo è un altro degli esempi della grande plasticità di questi animali, che sono veramente dei maestri nell'arte di essere opportunisti, sfruttare ogni occasione. Con la fine della stagione ogni scatto era prezioso, anche se cerco di mantenere un distacco da questi animali, si era creato un po' un legame anche affettivo. Quindi io sognavo una cosa molto kitsch, sognavo una sorta di addio, un po' alla via col vento, i lupi che stavano in fila si girano, mi urlano, io vi faccio arrivederci e grazie, mi tiro le lacrime. Manco per niente, la mattina dopo c'era, il giorno dopo era sparito per sempre, la valle è rimasta deserta da allora. Fatto 30, devo fare 31.
l'inverno è andato bene, l'estate è delusso, ma a questo punto dovrai in autunno, però l'autunno è la stagione più bella, ragazzi, la luce più calda, le erbe dorate, i colori del bosco, però la stagione più difficile perché questi animali sono in perenne movimento, sono proprio dei fantasmi, e quindi veramente è un dogoglio per cercare di vedere. E cosa ho fatto io? Ho capito dei punti dove passare, sono seduto lì e poi c'ho la pianta, stavo tutto giù ad aspettare. Chiamiamolo questo mestiere, non potrei far più. Ogni tanto ero fortunato, dopo passava un momento di luce spettacolare, ho scelto chiaramente le radure d'alta montagna, almeno c'era un po' di visibilità. Era un po' claustrofobico dopo tutti questi giorni in foresta. Ma soprattutto ho imparato un'altra cosa, questi sono tre lupi che mi hanno visto, siamo a 500 metri di distanza, però stanno tranquilli che tra di noi c'è una valle, questa è un'ottima tecnica per osservarli. E nonostante l'erba fosse di forse di 20-30 cm, guardate come si nascondono, le due foto sono nell'ordine in cui le faccio vedere, sono tranquille e sono messe a dormire, e stasera tutto il giorno. È passato un tipo con la mountain bike, è passato un pastore in basso, e loro ogni tanto stiravano una gamba, danzavano l'orecchio e poi dormivano. La sera sono alzati, sono annunciati e sono scappati, cioè sono andati per i fatti loro. Questo per dire chissà quante volte uno passa accanto a questi animali non li vede, hanno imparato perfettamente a vivere con noi. A volte c'era nebbia, colori un po' più acquarello che creavano delle immagini un po' più anche cromaticamente, esteticamente appealing, e poi a volte usciva tutta la famiglia, vedete qua sembra proprio il avanti cretino, cioè il capo branco, il capo famiglia, il reproduttore sta davanti e loro vanno dietro così. E che cosa è successo in questa immagine? Io cerco di non interagire con gli animali, come dicevo, non si fuma, non ci stanno telefonini, mangio cose morbide, a volte non mangio per niente, ma semplicemente perché ho il terrore di rovinarmi la giornata e di disturbarli. In quel caso io speravo che lui passasse un'altra parte, mi ero seduto a mezzogiorno per mangiare un panino su quel sasso, la sera mi sono accostato e lui andò subito a annusare, è successo quel sudore di panino, e quindi abbiamo condiviso quei 10 cm quadrati, forse qualcosa di più, per un istante, bellissimo, e poi loro, amici della nebbia come sono, la sfruttano per muoversi, si sono poi allontanati. Parlare di lupi, parlare di Abruzzo senza citare un minimo la pastorizia è un discorso incompleto. Quello che per noi è un ambiente assolutamente wild, selvaggio, wilderness, in realtà è un prodotto di millenni di convivenza tra uomo o comunque di forzata convivenza in alcuni casi. Tutto è stato pascolato, disboscato, ricresciuto, rinato, è stato ritagliato, ricruciato e dobbiamo montare pecore. I lupi hanno imparato a vivere anche in questi ambienti, addirittura nella piana di Campo Imperatore, che molti di voi conosceranno, che è una landa desolata, lì i lupi sono molto più difficili da vedere del solito, bisogna veramente spezzarsi le corna per riuscire a osservarli, però è possibile, loro sono veramente animali dell'ombra che si muovono in questo ambiente, strepitoso, cioè è una zona molto frequentata. E niente, il lupo non è un animale cattivo, un animale che preda al bestiame perché vuole farci del male, è un animale che lo fa perché è una risorsa molto più facile da raggiungere. Lo stesso lupo che ha predato cervi tutta l'estate va a nutrirsi di questo cavallo e facendolo incontra lo sguardo di una vacca che c'ha pure l'orecchino lungo una strada. Questo è l'Appennino, questa è la vita quotidiana dei lupi, non c'è niente di fantasia. Io ho fatto delle immagini di neve, di scene, però l'animale fa tutto questo quotidianamente. In realtà per millenni, per 7000 anni l'uomo ha praticato la pastorizia in questa zona, in qualche modo è riuscito a trovare il minimo di equilibrio. È chiaro che non è facile, in certe zone le famiglie sono messe in discussione da predazioni consistenti di lupi, però ci sono delle persone come questo pastore di quarta generazione di Gran Sasso che la pensa in un modo diverso, e mi piace sempre ricordare una sua frase bellissima. Lui dice: il lupo è come il temporale, non puoi evitare che succeda, se ti porti un ombrello non ti bagni. Che vuol dire? Con la prevenzione, con lo sfruttamento di cani da guardiania, di recinzioni, di un'attenzione costante sul gregge, si possono evitare gli incidenti. La domanda non è se possiamo vivere con il lupo, ma se vogliamo farlo. Bisogna forse, è il momento di inserirlo nel suo contesto ecologico piuttosto che in quello delle divinità o dei demoni, perché entrambi gli approcci sono messi negativi. L'ultima lezione che ho perso ai lupi, e qui siamo quasi arrivati alla fine, vi ringrazio della pazienza, è stata di non guardare più alle montagne o a cosa facevano gli animali di per sé, i lupi di per sé, ma soprattutto a guardare tutto e capire che un animale poteva segnalarmi la presenza dei lupi. Ho guardato gli acottoegrifoni girare su una zona di montagna e ho trovato delle mucche colpite da un fulmine, mi sono appostato e le sono tornati in lupi, un periodo in cui non avrei mai sospettato di incontrarli, che era nel piano tuttone. Ho visto come si sono riuniti intorno a quest'albero, una sorta di lana. I cervi mi hanno segnalato che nel momento in cui arrivavano, io stavo nascosto nel mio capanno, un capannino
di tela costruito all'interno di una roccia spaccata e coperto da delle frasche. Di fronte a me c'era una piccola avvallamento e c'erano queste mucche. Siamo a quasi 1800 metri di quota, una zona tra l'altro completamente fuori dalle riserve, dalle aree protette, e stavo sotto vento, contro vento, il che vuol dire che da una parte mi dovevano usare continuamente l'odore della putrefazione di queste vacche, dall'altra i pupi non mi avrebbero sentito. Però mi sono rilassato, non stavo lì con chi va là continuamente, perché c'erano dei cervi, e i cervi erano molto più bravi di me a segnalarmi l'arrivo. Come nel Serengeti arrivano i leoni o le iene, ecco arrivare i pupi a diciamo, reclamare parte del bottino. Li ho visti contendersi una carcassa di vitello, un osso, una costola, poi grattarsi dalle pulci come fanno i cani. E soprattutto essere belli, essere uno degli animali più affascinanti che ci siano, una bella luce una volta tanto, e ignare della mia presenza. Ma insomma, praticamente ero presente lì, ma loro per fortuna, per un caso del vento, non avevano percepito la mia presenza. E quando è arrivata la sera, e una sera in cui la luna sarebbe sorta tardi, mi sono reso conto di essere completamente da solo, circondata da 5 lupi e che non vedevo già più, stava facendo buio, i lupi erano rilassati, ma sentivo ogni tanto un rumore di ossa che si scanocchiava, sentivo ogni tanto qualche ringhio di qualche piccola tafferuglio, e poi silenzio, i grilli. E beh, per la prima volta in tanto tempo sono detto, che ci sto solo. Allora, da una parte non volevo lasciare il capanno, perché uscire dal capanno voleva dire eccomi qua, finita la marcia, i lupi sparivano, non avrei più visti. Dall'altra il mio campo base era a mezz'ora di cammino nel bosco e la mia macchina era a 2 ore di cammino. Nessuno sapeva che ero lì e non prendeva il telefono. Mi sono detto, i lupi sono 200 anni in cui non si ha notizia di un attacco all'uomo, ci sono decine di attacchi di cani. E se proprio oggi volessero cambiare dieta, a me ne sono abbastanza in carne, stavo lì pure bloccato, potevo essere una preda facile, ma questo non succede. E così mi sono rilassato e vivendo quasi una situazione di navetta spaziale. Li ho sentiti urlare. E soprattutto con l'arrivo della luna ho visto che più in alto, più lontano c'era un cervo con un suaren che iniziava a bramire. Siccome siamo a Roma, a San Lorenzo, ma pure caldo, e molti di voi hanno ritmi di vita diversi dai miei, magari hanno poche possibilità di stare in questi orari poco igienici in montagna, io vi ho portato una piccola chicca. Dov'è il nostro amico del suono? Basta che attacchi. Fate. Chiama Mauro? No. Giorgio. Giorgio. Sai che c'è la suspense, se non fa stai mancando. Ok. Diciamo. Ah, ok. Siccome siamo qui, Vedete che sono nel mezzo? Madonna!
Ni, nel senso, io sono cresciuto a Roma e per 5 anni sono andato a scuola in motorino. È meglio. È molto peggio. Se mi sono trovato in situazioni difficili è sempre stato per colpa mia. E quasi mai con gli animali, quasi sempre con condizioni meteorologiche, con situazioni di rocce, o magari sentieri che non conoscevo sono andato a filare. I rischi ci sono, ma sono molto minori rispetto a quelli che uno si crea. Una volta, riscendendo nella valle dove erano presenti i lupi con, diciamo, i piccoli, e avendo aspettato tutto il giorno in quella zona, e comunque, ripeto, era diversi chilometri di marcia, sono risceso, io sicuro che i lupi fossero una parte alta della valle, sono risceso verso il fondo valle, e al buio, io non accendevo la luce, cercavo di fare piano, non mi so fare. A un certo punto ho sentito dei frusci davanti a me, ho acceso la doccia e c'erano, non so, 7-8 paia di occhi che rimbalzavano, hanno iniziato ad abbaiare, i lupi fanno questo, sono molto stressati e mi sono iniziato a girare intorno e poi sono dileguati. Beh, lì ho avuto paura perché era una situazione veramente che loro non si aspettavano, la curva del sentiero era molto vicino e che cosa ho fatto? Nonostante tutti i miei brisani principi, iniziai a cantare canzoni della Roma, mi sono tornato a farlo, quello, facendomi coraggio, tutte le luci accese e questa forse è l'unica volta in vita mia che ho provato un po' di paura. Però ripeto, è una situazione in cui mi è andata a creare io e loro non sapevano che fossi stato lì. Io sono molto contenta, a parte per le immagini che ci hai fatto vedere, pure perché in un certo senso tu magari sei diventato fotografo, però in tante cose è molto simile, insomma, al lavoro di chi fa, di studia il comportamento animale, che ha, insomma, questi tempi molto lunghi di appostamento, tante incertezze, tante difficoltà. Vista se si porta a casa tu magari una foto e tanti altri che sono qua, magari se si portano a casa un dato, insomma, da analizzare o insomma il comportamento da vedere, perché non sempre sono, insomma, sono facili da vedere e ci vuole tanta pazienza, però è anche la parte più bella poi, insomma, per il processo è più importante il risultato, sempre. C'è anche un'altra cosa che, diciamo, il mio retroterra scientifico mi forza, a volte magari ne esco fuori, a mantenere dei binari di correttezza nei confronti sia di chi mi ascolta ma anche degli animali che vado, o delle situazioni che vado a fotografare, e soprattutto mi dà tutto un know-how per leggere articoli scientifici, fare ricerche, contattare gli specialisti. La mia è stata una scelta solamente edonistica, perché con la ricerca una è portato per ottenere buoni risultati a concentrarsi su una cosa, non solo per 6 anni, magari per tutta la vita. Io invece sono un po' più superficiale, ho bisogno di mettere un po' il pane in queste altre cose e mi piace, e la fotografia mi concede, mi dà questa libertà e soprattutto mi permette di conoscere le persone che lavorano sul territorio, mi trasmettono un po' delle loro conoscenze, quindi magari nel mio piccolo vivo queste esperienze, quindi è mi soddisfa di più. Prendi la parte migliore. Sì, sì, ripeto, è proprio una sorta di gourmet. Magari il lavoro del biologo è tanto sul campo, ma poi c'è anche tantissimo di milioni da computer che spesse No, beh, questo è un mito da sfatare. Io se riesco veramente, questa cosa dei lupi è stata un'esperienza forse unica nel suo genere, perché ci sono oltre 300 giorni di passare sul campo senza alcun tipo di finanziamento, quindi è una cosa proprio di dire ok, lo faccio perché lo voglio fare. Adesso sono diventato papà, ho tutta una serie di responsabilità, il tempo da lupi è diventato un po' il tempo da polpacchiotto, diciamo. Però è sicuramente un'esperienza che volevo fare nella vita. Però c'è tantissimo lavoro al computer, perché fare le foto non è sufficiente per venderle, cioè cercare di farlo capire un po', bisogna costruire progetti, bisogna invogliare il cliente e soprattutto bisogna farsi pagare. Io faccio lunedì mattina c'è una resattore, io chiamo ovviamente persone che mi devono dei soldi. E soprattutto mi fanno, vabbè, ma bella la foto, la pubblico, che ci metto il nome sotto e tu nel frattempo hai rischiato di perdere un braccio e dici, vabbè. Lo so, questo, diciamo, anche questo, diciamo, è comune al lavoro della ricerca, perché sappiamo bisogna essere coerenti, e non né insomma ergersi su dei piedistalli, ma tantomeno lasciarsi andare. Spesso uno, per l'ansia di tagliare le curve, di arrivare subito e vedere il problema in giro, accetta delle condizioni veramente insostenibili per il lavoro, e questo è un errore che poi ricade a pioggia su tutta la categoria, ma su tanti altri mestieri.
e non c'è modo di vedere le curve, il lavoro puro paga sempre, questo l'ho scoperto piano piano, veramente c'è giustizia a questo punto. Allora, a parte quello diciamo, di occuparmi il mio rendezvous, sto lavorando in Abruzzo su un progetto sulle faggete vetuste, e quindi un lavoro più all'ecosistemico, il lupo c'entra un po' di traverso. Poi un progetto collettivo con altri due amici fotografi sul paesaggio italiano che si chiama L'altro versante, vi invito a vedere anche perché è multimediale. E poi altri due o tre progetti di cui sono geloso, non posso dire. Va bene, c'è qualche altra domanda? Vai. Io volevo sapere, nella tua carriera da fotografo naturalista, insomma, se hai avuto un mentore negli inizi, uno che ti ha guidato verso questo percorso, è partito da te e basta? Allora, sì, ma tante persone non lo sanno di essere stata in mente. Ovvero, io ho avuto una fortuna, anche una sfortuna, di crescere come fotografo nella fase della pellicola. Quindi io avevo un paio di riviste che andavano a casa ogni mese e quelle erano le foto. E me le studiavo veramente in maniera spasmodica, ossessia maniacale, le sono tutte consumate, quindi la foto era... Adesso il mio fisico non è adatto a metabolizzare la quantità mostruosa di immagini che vede in 10 minuti sul mio telefonino. Proprio non ci riesco, cioè ho veramente una repulsione. Che vuol dire che io ho studiato il lavoro di tantissimi fotografi, con alcuni ho avuto la fortuna di insomma stringere un'amicizia, ho assistito a tantissime proiezioni, ho guardato il lavoro anche di persone meno brave o comunque agli inizi, persone molto più brave, ho fatto giurato dei concorsi, editing per me e per altri, e questo è un lavoro fondamentale, molto più importante che magari scrivere un corso per me. Però mentre che assolutamente, le prime persone che mi hanno dato dei consigli, per esempio in Germania, su come fare come funziona il mestiere, come proporzionare una rivista, come mettere insieme un portfolio, come scrivere una fattura, tutte cose che non si imparano. Però diciamo, in percentuale la cosa più importante è il 70% della conoscenza del mondo naturale, del 30% c'è un po' di lavoro d'ufficio e marketing. Cercando, io poi non sono veramente, sennò va bene, accattato per il suo libro, però non ve lo so dire, però è importante magari avere qualcuno che all'inizio ti corregga dagli errori, che quello forse è il vero maestro, non una persona ti dice cosa fare ma cosa non fare, quello è importante. Il mio consiglio per tutti è non disperdere l'immagine da concorso, lavorate su una cosa che per voi è importante, prendeteci anche 3 anni dopo sempre, sicuramente andrà più lontano che una singola immagine che magari dura 3 giorni su Facebook e ha un sacco di condivisioni e poi ti manda in dimenticatoio. Un lavoro corposo rimarrà sempre. Domanda? Non c'è la fotografia, la 24 e la 25, è facilissimo. Beh, comunque l'Abruzzo poi è un territorio che sì. È magico da questo punto di vista, perché ha ambienti molto differenti e insomma si offre. Sì, però... Per altri motivi, però no, io l'ho fatta per questo motivo, perché abbandonare Berlino dalle stelle alle stalle proprio perché uno è con il capoccione. Però il problema no, mi ha dato tanto, mi dà tanto tutti i giorni. Io questa mattina ero in appostamento, vengo a vedere, un po' un alzo per questo motivo, ieri sera pure. Però devo dire una cosa importante, che ritengo che la fotografia sia uno strumento, una ricerca, non credo nella ricerca pura nell'arte per l'arte. Per me sono tutti strumenti da mettere a disposizione di chi può sfruttarli per veicolare un messaggio e fare qualcosa. Io ho capito che la mia battaglia, delle tante che avrei voluto combattere, l'unica che posso fare perché ho un po' più di efficacia è quella della conservazione, e così facendo scopro tanti anche lati negativi, e soprattutto in una regione come l'Abruzzo, che sembra la regione verde Europa, invece è una regione di grigetto andata. Quindi ci sono tante cose che magari oggi non vi ho raccontato, ma da zone di, non so, dove si avvelenano ancora gli animali nonostante sia una cosa penale, a un utilizzo del territorio veramente sconsiderato, soprattutto cambiano i governi, cambiano le amministrazioni politiche, vengono fatte delle scelte che hanno degli effetti assolutamente irreversibili, e quindi adesso come adesso, dovessi dire, la cosa più importante è difendere il territorio, proprio i pezzi di terra, questo non toccate, piuttosto che magari difendere il singolo animale, un individuo famoso col nome, che è una cosa pure d'altro che non sopporto, e insomma è più importante pensare in termini olistici, però questa è la mia visione. Sempre riesci sempre a mantenere la distanza con gli animali, o se qualche volta non sei riuscito a
Non lo so. Ci sei già dentro, sei lì, hai fatto quel passo che tante persone non fanno, perché richiede tempo, richiede pazienza, l'hai fatto e sei entrato in un mondo che è tuo in qualche modo ma anche non lo è. E siccome l'ultima cosa che serve a certi animali è l'ennesima rottura di scatole, cerco di fare un passo indietro. È chiaro, io ho un pezzetto di cuore che in Tunisia, in Etiopia, in una posizione diversa, e ogni volta, anche perché poi si testano anche le persone. Quindi, no, per me sono una serie di incontri. Incontri approfonditi, incontri che non dimenticherò mai, ma rimangono incontri. Cioè io rimango una persona, loro rimangono gli animali. Io magari sono stato seduto a guardarmi le volpi del deserto che giocavano, ho sentito i lupi, ho visto due orsi che si accoppiano, però sono cose che rimangono. Già, è già sufficiente. Sì, per me sì. E soprattutto avere magari qualche strumento per capire cosa succede. Insomma, le due orsi si accoppiano è abbastanza evidente, però altre cose meno. Sì, però costa fatica, cioè questa per esempio è la prima birra alla spina che bevi da mesi, perché nel senso che stai. Cioè io sono anche parecchio cittadino, mi piace vivere la vita di città, però questa rinuncio a questo. Sì, però devo dire, ringrazio tutti questi animali, non lo sapranno mai, non mi può fregare di meno, perché mi hanno arricchito la vita tantissimo, mi hanno reso una vita avvincente tutti i giorni. E soprattutto la cosa più bella, senza fare le foto bisogna fare le cose vincenti. È che questa presenza costante sul campo sviluppa un minimo una sorta di sesto senso che ti fa girare nel momento giusto, ti fa sentire il suono giusto e magari cammini, che ne so, col bambino, con gli amici e vedi, trovi il nido di codi rosso oppure vedi un insetto che conosce un canto in un cielo raro. Questa è una ricchezza. Questa è una cosa che vorrei far passare agli altri. Non conoscere tutte le specie di lepidotteri che esistono nel Lazio meridionale, ma l'empatia, cioè il senso di sentirsi parte di qualcosa di grande e non sentirlo chiuso là fuori dopo il casello di Mariano De Marzi, ma una cosa più vicina a noi e tutti i giorni. Il gabbiano che oggi è slittato una macchina, ad esempio, insomma. Bene, vai. Magari anche leggendo il tuo libro oppure la tua presentazione può venire voglia di, cioè una cosa veramente positiva che quasi viene voglia di andare, di partecipare, però comunque sono animali molto delicati e sono animali molto delicati. Allora in che modo una persona che non ha la tua esperienza e anche la tua conoscenza e la tua attenzione può avvicinarsi a questi posti, a questi animali senza paura di andare a fare il turista e andare a danneggiare o... È un discorso delicato, è un'ottima domanda. Allora io voglio fare una premessa. In gran parte dei progetti che sto svolgendo ultimamente chiedo l'autorizzazione per lavorare nelle riserve di competenza. Comunque negli anni ho sviluppato una rete di contatti di persone che conosco e quindi in qualche modo non mi muovo delle tratte, cerco di essere e cerco anche di contribuire un minimo alla gestione fornendo informazioni. Non ho una risposta a questo perché certamente non c'è una lista di persone che possono e persone che non possono. È chiaro che pensare di fare queste cose solo magari la domenica, anche nella buona giornata, magari non è l'approccio giusto. Il mio invito è che innanzitutto esistono tanti tempi da lupi, possono essere il tempo delle farfalle piuttosto che il tempo dell'aquila di mare, cioè esistono tanti progetti personali che ti possono arricchire e soprattutto, e veramente non è ipocrisia la mia, io questi giorni non vado a cercare lupi perché mi mantengo una sorta di patto, ho detto ok, io poi mi servite nella pagina ma poi vi lascio in pace, trovare le loro impronte dove so che si possono trovare perché l'ho visto. Provare la loro cacca nel posto così, sentire un lato come è successo ieri sera, mi basta, cioè mi arricchisce la giornata, so che ci sono, so che magari stanno pure bene, e per me è una conferma. Questo a me è sufficiente, è chiaro che per campare devo fare un passo in più, devo far vedere qualche occhione che riguarda, altrimenti diventa più difficile cogliere l'attenzione. Però io penso che si può fare, insomma, non è così, magari non va nel grande qua, assolutamente non ci si va, però anche perché è difficile da trovare, però magari un percorso alta montagna, invece di andare alle 11 e magari chiacchierare ad alta voce o stare con le cuffiette come vedo qualcuno, andare un po' prima la mattina, andare in due in silenzio, guardare a terra, già la giornata diventa più ricca, l'esperienza di veramente qualcosa ti arriva e magari l'incontro che uno si aspetta. Ma tu dai una curiosità un po' così, per caso alcune cose sono fatte in macchina?
No, la conosco. No, perché io sono di là, sì, sì. Cioè, la prima volta. Ah, sì, sì, là. Là. E quando sono stati là, mi vedevo più con Marzia. Cioè, io avevo visto la tenda con mio fratello e la differenza come insomma. Beh, io ho visto in giro quelle zone, diciamo, ma non solo Marzia, ma altre zone dei personaggi la notte, per la notte è quella dei lupi. No, però, capisco. Però sai che cosa? Io penso pure che sia un lusso aver paura di queste cose. Cioè, bello, ma non per avere paura perché uno pensa alla propria, rischio della propria vita, perché vengono toccate delle corde che stanno sopite, che stanno ferme da troppo tempo. Questa è la cosa importante che si è fatta. Cioè, i grandi carnivori, è vero che sono carismatici, è vero che sono facili da vendere rispetto a magari a... no, la canella produttore, però che ne so, il chirurgia è proprio del marchesone, è un crostaggio da fantastico, poverino. Ma perché abbiamo qualcosa in compagno, c'è un terreno comune, e questa paura in realtà è altro, noi abbiamo paura ma se non è qualcos'altro, però dobbiamo capire come si chiama, eh. Che tu quando sei là, quella terra, sei tranquilla, poi sei in un... È bello proprio quello! Sì, io mi accorgo! Ma no, ma perché? Sai cosa è bello? È bello uscire dalla propria sfera di comfort e trovarti in una situazione nuova, di attenzione massima, di veramente di guardare tutto, sentire gli odori, iniziare a sentire i suoni. E magari lo fai una volta ogni tanto, però vedrai che è una cosa arricchente. Ma nelle tue escursioni di appostamenti per queste cose, sei sempre stato da solo o anche con qualche profano, non dico colleghi, profano della fotografia? No. Lo fai la fotografia quasi spesso, cioè non è per forza, anzi. Ma ho stati con te. Io pochissime. No, no, in realtà c'è anche richiesta per questo. Sono parecchi masochisti in giro. In realtà ti posso dire la verità che negli anni c'è stata una selezione, cioè proprio una selezione naturale di amici, di compagni di merende, diciamo. Una di tutte è lo stanzi. No, guarda, perché a me piace la fotografia naturalistica e lui è profanissimo, quindi non sapevo se lo potevo portare in giro. Ma lui è stato tanto tranquillo, secondo me non è un compagno. Se non si mette il profumo, se non sta su WhatsApp tutto il giorno, cosa c'è? No, cellulare è un busto di toni. No, scherzo. No, io sì, mi è capitato addirittura alcune scene qui, però diciamo da soli è un'altra cosa. Neanche. In realtà faccio meno cavolate da solo che in compagnia, perché da solo mi tengo un po' più in compagnia, no, da fammi andare là, è successo pure quello, perché sai che c'è il backup, no? No, però quando io ho forzato la mano e gli errori li faccio, è una cosa importante, io non nasco imparato, ho fatto veramente un sacco di sbagli, per fortuna tutti diciamo 20 anni non mi capitano, con gli animali e con altre cose, però e ogni volta che ho calcato la mano, che ho spinto l'acceleratore, che ho spinto le situazioni per andare nella mia direzione, non ha mai funzionato. Mi si è sempre ricordato conto. A volte con una rottura proprio cioè della tranquillità. E poi se no ti esce magari una famiglia di lupi inizia a giocarti davanti. E tu magari per fare quella foto che ti sogni di fare, esci magari dalla possente, ti muovi e loro ti vedono e se ne vanno via e ti senti veramente niente. Cioè hai rotto un equilibrio e soprattutto quasi un tradimento, cioè. Quindi è importante questa cosa di autolimitarsi per tornare a casa, cioè veramente la soddisfazione di tornare a casa l'animale non sa che ci sei stato, sembra ipocrisia ma è così, a volte non succede, a volte si sgamano perché il vento ti sento, no? Altre volte si sì. È chiaro che stare a casa è il massimo della conservazione, starsene a casa, però è anche controproducente perché vuol dire, secondo me la lontananza che si ha dalle persone nel mondo naturale è peggio che eventuali possibili momenti di disturbo. E cosa provano i lumi nei tuoi confronti? Cioè nel senso, vabbè, ti vedi, cioè nel senso, cioè là davanti se te sentono, te guardano. Beh, io sono arrivati intelligenti, esatto, lo stesso lupo che magari si fa vedere una zona un po' più frequentata dalle persone, magari un po' più, diciamo, spavaldo, il lupo preso a casa sua, nella sua sfera di sicurezza, è estremamente sensibile. È difficile arrivare al punto di disturbare così un animale che è così sensibile. Per i lupi penso che di meno mi potesse pregare di meno. L'unica cosa che ti posso dire è che io ero religioso nella mia postazione su questa radura, stavo sempre sotto lo stesso albero, sperando che, come dire,
e lui pensasse quello è l'albero di quella persona che ora è di sudore, sta là. Una volta ho spostato la mia postazione perché i lupi erano in un'altra zona, li vedevo meglio da un'altra postazione, i lupi sono venuti, sono passati, sono andati a rotolare dove ero seduto io, per dentro questo. Ok, allora grazie ancora. Altrimenti verso le 9 siamo al Dialog Room con un talk su ipnosi e non vi preoccupate, nessuno vi vedrà in e... Ma c'è gioca a e invece alle mura c'è una, un talk molto interessante su computer quantistico. E vi invito a rimanere, insomma, e soprattutto vi ricordo che c'è il nostro banchetto in cui dovete fare una donazione e ricevere il gadget. E riempite, mi raccomando, i questionari, vi potete lasciare in la scatola. Grazie mille.